Io credo che anche per loro ci saranno delle difficoltà, ma di questo ne sono convinto perché comunque loro sono costretti a vincere perché incontrano una squadra giovane, una squadra che certo che se la mette dal punto di vista fisico non può competere, ma se la mettiamo dal punto di vista della corsa, dal punto di vista dell'intensità, io credo che potremo competere anche bene contro di loro. Rimarrà la difficoltà della partita, ma queste sono partite che vanno affrontate. Se vogliamo fare dei buoni playoff, sono queste le partite. All'andata abbiamo fatto molto bene contro l'Avellino. Abbiamo pareggiato, ma abbiamo preso un palo interno e non abbiamo subito grandi occasioni da parte dell'Avellino. Quindi è una partita che noi ce la possiamo giocare a discapito delle essenze che abbiamo. Dobbiamo aver coraggio. Quello è fondamentale, perché se vai giù e la tua idea è non prendiamo gol, io credo che lo prenderemo il gol. La nostra idea deve essere andiamo giù e cerchiamo di fare un gol più di loro. Questo deve essere l'entusiasmo che dobbiamo avere. Siamo giovani, siamo in gamba, perché no? Fondamentalmente l'Avellino è una squadra che il possesso palla dell'Avellino, gli sviluppi sono sviluppi lunghi, quindi loro giocheranno come hanno sempre giocato quest'anno con dei lanci, con delle palle lunghe per i due attaccanti. Non ricordo quando ho avuto Braglia che ogni punizione nella propria metà campo non andava giocata, ma andava calciata lunga. Ho visto il loro campionato è proprio così e domani io credo che faranno così. Per questo avere due ragazzi molto bravi di testa come Soprano e Trasciani può essere un fattore importante per noi. Poi hanno fatto bene domenica, non vedo la necessità di cambiare. Adesso vediamo come state da Chité e poi farò la formazione, ma comunque andato delle buone garanzie, secondo me domani è una partita per le loro caratteristiche. Vitturini è disponibile. È disponibile, sì. Poi non so se sarà della gara perché è rientrato questa settimana, non sta benissimo, però ha svolto gli allenamenti regolarmente. Però non ha fatto una settimana tale per prenderlo in considerazione non dal punto di vista dell'impegno naturalmente, ma dal punto di vista fisico, perché ancora non è al massimo e quindi ho un po' di preoccupazione a mandarlo in campo.